A proposito di un altro tipo di informazione, fatemi salutare due ospiti quest'oggi perché presentano il loro libro. Si chiama Le serate di San Pietroburgo oggi, 56 frecce contro rivoluzionarie. Ragazzi, oggi ci fanno saltare qualche altro collegamento. Chi salterà? YouTube? Salterà Facebook? Salterà qualche ripetitore? Fatemi salutare il collega Giuseppe Brienza. Giuseppe Brienza, collega giornalista che spesso ospitiamo su queste frequenze a proposito di un'informazione assolutamente alternativa. E tra qualche istante insieme a lui avremo anche il professor Matteo Orlando, direttore della testata online Informazione Cattolica. E visto che so che avete sotto mano un computer, iniziamo subito a farci un giro su Informazione Cattolica. Lo sapete che noi siamo perennemente a caccia di un'informazione diversa. Giuseppe Brienza! Ehi, caro Sammy, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Padania. Grazie. Oltre a Giuseppe Brienza, curatore di questo libro Le serate di San Pietroburgo oggi, 56 frecce contro rivoluzionarie, abbiamo anche in linea, come vi dicevo, il direttore di Informazione Cattolica, il professor Matteo Orlando. Buon pomeriggio Sammy, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie Matteo, un onore avervi entrambi curatori di questo libro molto molto coraggioso. Infatti lo dico subito, la prefazione, la presentazione di questo libro è di un tale Lorenzo Fontana. E non so se lo conoscete, Lorenzo Fontana, vice segretario della Lega, storico, storico leghista, ma anche, diciamo, facente parte di quelle persone, insomma, che ci tengono a determinati valori. Li volete chiamare bacchettoni? Oh, beh, va benissimo, eh? Potete chiamare anche me bacchettone, se per valori intendiamo ancora quei valori come la famiglia, la coppia, come va benissimo, bacchettone pure io. Allora, diciamolo subito, appunto, Fontana ricorda il coraggio di questo testo, di questo libro, che contiene critiche a una storia troppo spesso scritta con la sola mano sinistra. Beh, in questo libro, guarda un po', Le serate di San Pietroburgo oggi, ci sono 56 frecce controrivoluzionarie che cercano di far capire determinate cose che sui libri di storia non c'erano o che erano scritte veramente con la mano sinistra, che è la mano che fa più paura molto spesso, e non so come mai. Iniziamo. Giuseppe, vuoi cominciare tu? Sì, grazie Sammy. Veramente le bacchettate ce le danno quelli che provengono da una storia che è arrivata anche al Ministero della Salute, come si chiamava, insomma, come si chiama il Ministero della Sanità, no? Perché appunto bacchettate di un sistema totalitario, allora comunista, adesso chiusurista, va bene, questa è una trovata ingegnosa, ma in realtà la storia del comunismo nasce dalla rivoluzione francese, no? Da quella ubriacatura illuministica e antiumana a cui un uomo non allineato, come il filosofo Joseph de Maistre, dal quale appunto abbiamo tratto il titolo di questo libro, Le serate di San Pietroburgo, lo abbiamo aggiunto oggi, perché questo libro, Le serate di San Pietroburgo, è stato scritto 200 anni fa. E lui, Joseph de Maistre, è un uomo non allineato rispetto alla società del suo tempo, no? È vissuto tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800. Ecco, lui era un uomo che si è sempre battuto per la libertà, e per questo mi collego Sammy al grande onore che ci ha fatto il vice segretario Fontana a farci la prefazione, la presentazione, soprattutto in quanto responsabile del Dipartimento Famiglia e Valori Identitari
del partito, no? Di Matteo Salvini, perché in queste due parole c'è proprio la connotazione del tentativo che stiamo cercando di fare. Questo è il secondo volume di una serie di contributi, diciamo, che cerco di attualizzare il pensiero di questo grande scrittore, che in realtà è anche un po' italiano, diciamo un intellettuale europeo, è nato a Chambéry, oggi è in Francia, ma allora era il regno di Savoia. Tra l'altro, chi volesse può anche andare a vedere il suo, diciamo, andarlo a trovare, se vogliamo, i suoi resti, che ha, allora almeno c'era questo onore di poter pregare i morti, no? Oggi anche questo diritto e dovere, se vogliamo, ci viene impedito. Ecco, i suoi resti mortali sono nella chiesa dei Santi Martiri a Torino. E il primo volume aveva anche come presentazione un altro, se vogliamo, uomo libero come Marcello Veneziani, l'avrete sicuramente sentito anche citare molte volte su queste onde radio. E ci sono dentro contributi di tanti uomini liberi, pensiamo a un generale, no, dell'esercito, ma come Marco Bertolini, che ha scritto un contributo sull'amore di patria, no, che non ha niente in contrario con l'autonomia, anche con il federalismo, per carità, anzi, si tratta di assolutamente due valori conformi. Oppure c'è il contributo della scrittrice anche non allineata, Silvana De Mari, no, che molti di voi leggerete sulla Verità, è un editorialista, no? E poi c'è un filosofo cattolico come Giacomo Sammet Lodovici, e c'è anche Sammy Pietro Licciati, quel giornalista professionista che cura la rassegna stampa del Centro Cattolico di Documentazione, che abbiamo avuto, che cioè, hai avuto ospite insieme a me qualche tempo fa, per una visione, appunto, anche in questo caso non allineata sull'immigrazione. Ecco, tutti questi contributi sono racchiusi in una serie di aree tematiche che vi dico solo le prime, poi lascio la parola a Matteo Orlando, altro curatore di questo volume, che possono essere magari di interesse culturale, ma come vedremo subito hanno invece un collegamento diretto con l'attualità, no? Allora, le prime aree sono l'anticomunismo, la controrivoluzione, il conservatorismo, la dottrina sociale cattolica, la famiglia. Faccio solo un esempio, no, di come il passato, dal passato arriva il presente, no? E, come hai detto, Sammy, fino a giugno, se non cambiano le cose, noi speriamo e combattiamo perché cambino, anche il mondo dello spettacolo, anche quello della danza, no? Rimarranno irragionevolmente chiusi, perché una certa ideologia che nasce dall'illuminismo e poi sfocia nel comunismo, vuole negare la libertà dell'uomo, no? Devono essere tutti autonomi, burattini dello Stato. Ecco, uno dei contributi è dedicato proprio a un uomo, sicuramente non è un esempio di fede cristiana, come Rudolf Nureyev, no? Il grande ballerino russo. Ebbene, il titolo è Via dell'inferno comunista. È uscito anche un film tempo fa, quando si ritornerà anche al cinema, magari qualcuno lo potrà riprogrammare utilmente. Ebbene, dalla vita dell'esperienza di Nureyev si capisce come l'ideologia sovietica, che probabilmente spira ancora nelle stanze del Ministero della Salute oggi, arrivò a boicottare proprio la sua espressione artistica con espedienti di tutti i tipi. Allora c'era il KGB e gli boicottarono il primo spettacolo, la prima grande dell'Uccello Azzurro a Parigi, le musiche di Tchaikovsky. Oggi si fa con i DPCM, oppure con i bollettini continui che terrorizzano soprattutto le persone più fragili, insomma quelli di orwelliana memoria. Oppure, per esempio, nell'area della dottrina sociale della Chiesa possiamo pensare che la proprietà privata è uno spazio necessario di autonomia personale, come appunto lo stesso Pietro Licciardi spiega, e spiega che anche in questo caso una dottrina che parte dal passato, dal sempre, no? Lo spazio necessario per l'autonomia personale e familiare e la proprietà, arriva all'oggi, no? Pensiamo a fino a qualche anno fa, che continua la minaccia di una patrimoniale, oppure l'oppressione fiscale contemporanea, oppure insomma anche un certo tipo di assistenzialismo che vorrebbe trasformare tutti i lavoratori, gli imprenditori in assistiti e quindi dipendenti dello Stato centrale. Ecco, io adesso passerei, Sammy, con il tuo permesso, la seconda parte della presentazione a Matteo Orlando, altro curatore del libro.
Come ti ringrazio Giuseppe Brienza, il tuo discorso ci ha bloccato su parecchie piattaforme e mi dicono che ci sia anche speranza in linea, però lo passiamo nella prossima trasmissione. Professor Matteo Orlando, direttore della testata online Informazione Cattolica, Matteo, anche tu hai curato questo libro che si intitola Le serate di San Pietroburgo oggi, 56 frecce controrivoluzionarie. Dici subito dove si può o si potrà trovare questo libro e chiaramente dacci anche tu qualche esempio così ci bloccano su qualche altra postazione. Beh, sicuramente si può trovare su tutte le piattaforme che vendono libri online, quindi tutti i bookstore, poi Amazon, poi la casa editrice Solfanelli, quindi c'è la possibilità di trovarlo veramente dovunque e poi nelle librerie perché ci sarà anche una copertura da questo punto di vista. Beh, per collegarmi e prendere il testimone da Giuseppe, lui ha già fornito alcuni dati riguardanti un po' la prima parte, no, di queste 56 frecce controrivoluzionarie, che questo è il sottotitolo del libro. L'abbiamo diviso, come diceva Giuseppe, in 10 aree tematiche, lui ve ne ha presentate alcune, io aggiungo che dalla metà in poi c'è qualche contributo legato al Magistero Pontificio Contemporaneo, poi c'è una parte molto interessante sui falsi miti del Novecento, ce ne sono tanti di falsi miti, e anche la rivoluzione moderna. E poi altre tre parti interessanti per completare il libro sono quelle che hanno a che fare con la storia della Chiesa, il diritto alla vita, che è una battaglia, diciamo, comune, che sappiamo anche tu sostenere, e poi l'ultima parte riguarda il terrorismo. Se ne parla poco in questo periodo, però non ha abbassato la guardia il terrorismo, anzi temiamo che si possa riorganizzare e continuare quello che ha fatto negli anni passati. E su questi temi in particolare vorrei sottolineare due cose, se posso, sia sul discorso del diritto alla vita sia sul discorso del terrorismo. Per quanto riguarda il diritto alla vita, purtroppo, come sappiamo, il concepito viene impunemente ucciso in Italia e molte donne africane, ho notato, ho letto anche in vari articoli, usano ormai l'aborto come un metodo contraccettivo, no? E purtroppo sappiamo che mancano all'appello in Italia centinaia di migliaia di bambini e bambine che negli anni sono stati abortiti e che se invece fossero rimasti in vita sicuramente avrebbero alzato i nostri tassi di natalità, che sappiamo essere un grosso problema su cui più volte si è battuto Matteo Salvini, per esempio, no? Il calo demografico è un problema molto molto serio ed è altrettanto sottovalutato. E poi, Sammy, ti volevo anche riferire qualcosa sull'ultima parte del libro che riguarda il terrorismo islamico, perché abbiamo assistito a degli attacchi terroristici a Sciame, se possiamo dire così, e le prospettive per l'Occidente non sono molto rose, perché come sappiamo più non si riconoscono le radici cristiane più aumentano determinate possibilità che azioni criminali violente di questo tipo possano evolversi, possano svilupparsi. A questo, Sammy, volevo collegare anche un recente dato dell'attualità, una notizia che è stata comunicata 2 o 3 giorni fa, molto importante, che ci fa capire come il terrorismo e come il comunismo, come riferiva prima Giuseppe, siano ancora dei pericoli notevoli in giro per il mondo. 2 o 3 giorni fa è stata presentata un'ultima ricerca internazionale che si occupa di far capire qual è la, diciamo, la condizione dei cristiani nel mondo, e purtroppo la persecuzione contro i cristiani è in forte ascesa. 62 stati del mondo su 196 registrano violazioni della libertà religiosa, e come sappiamo la maggior parte di queste violazioni della libertà religiosa sono dovute a problemi con i nazionalisti etnici e religiosi, come accade in India, ma soprattutto a causa, diciamo, dei regimi comunisti che ci sono ancora in giro per il mondo, a cominciare dalla Cina, e anche, soprattutto direi, dagli estremisti islamici che condizionano la vita dei cristiani
in diverse parti del Medio Oriente e in Asia e anche altrove. Abbiamo capito bene davvero, Matteo Orlando, questo è un libro che non deve mancare, sono 56 frecce controrivoluzionarie per il vostro arco. Purtroppo non abbiamo più tempo, ma io ti ringrazio davvero. Matteo Orlando, Giuseppe Brienza, il libro Le serate di San Pietroburgo oggi. Cercatelo perché è una bella arma di difesa. Qui Sammy Varin che vi ringrazia, me ne vado anch'io. Ritorno lunedì ore 13. Buon weekend con il sole perché poi piove. Ciao.